La pallavolo è uno sport bellissimo, ma è ancora più bello quando, remando contro tante cose e tanti eventi, coach Chiappini porta alla pool promozione il Soverato. Lei avrebbe scommesso un euro all'inizio stagione? Questa è una bella domanda alla quale ancora non ho risposta, in verità, però sono veramente soddisfatto. Devo fare un grandissimo applauso alle ragazze, perché è stato un percorso faticoso, stressante, però molto molto soddisfacente. Posso tranquillamente dire che è una delle mie migliori annate da quando alleno, perché se devo fare il rapporto fra investimento e risultato, probabilmente c'è uno sbilanciamento verso il risultato. Va bene così. Anche se lei è stato miglior coach finlandese, se non vado errato, nel campionato appunto finlandese, ma la partita di oggi, i dati cosa dicono della Sean? Allora, no, non ho ancora visto le statistiche, però è stata una partita molto nervosa, ma Courtney non è una giocatrice che non scopriamo oggi, no? Lei fa dell'efficienza in tutti i reparti il suo punto forte, grandissima gestione dell'attacco, grandissima capacità di sbagliare pochissimo, che nel nostro sport è fondamentale. E nel calcio, quando l'ex segna e vince, non esulta? Non lo so, io tifo per la mia squadra. Coach, adesso diventa un percorso ancora più difficile, ma ancora più sfidante. Esattamente, adesso arriveranno delle partite molto 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 impegnative, però le affronteremo con un piglio probabilmente diverso, perché comunque l'obiettivo era quello di rientrare, di fare una salvezza tranquilla. Siamo molto più che tranquilli, quindi adesso ci concentriamo sui prossimi avversari. E il presidente Matozzo l'ho visto con una maglietta, voglio 100 anni di A2. Il presidente Matozzo è un entusiasta e insomma è un volano di grandissima energia. E allora in bocca al lupo e continueremo a divertirci al Palascop. Grazie mille. 25 a 15, 25 a 23, 25 a 20, Volley Soverato batte Antea Volley Vicenza, ma con coach Ivan Iosi, che è gentilissimo perché l'abbiamo disturbato mentre ancora guardavo i dati tecnici, diciamo un Antea che merita ampiamente la Serie A2 e forse anche qualcosina in più. Ma sì, è stato un primo set un po' scorbutico, nel senso che è stato un po' colmo di imprecisioni e di imperfezioni, soprattutto dalla nostra parte del campo. Era un set importante per entrambe le formazioni e si è visto. Dal secondo si è cercato di giocare un pochettino meglio. Soverato è uscita in modo importante nelle situazioni che contavano e quindi ci ha messo evidentemente in difficoltà. Noi sappiamo di valere molto, stiamo giocando con alcune difficoltà oggettive che ovviamente prima della gara abbiamo tenute un po' nascoste, nel senso che con un paio di posti 4 in campo in condizioni non ottimali, però riconosciamo a Soverato di aver fatto una buona gara, di essere stata attenta nel momento che contava. Da parte nostra c'è molto rammarico soprattutto per non essere riusciti a concretizzare alcune situazioni che poi eravamo stati bravi a crearci. È così, la pallavolo è questa. E comunque una bella partita, tanti scambi emozionanti, si perde ma con l'onore delle armi e si guarda avanti. Ma sì, sempre, cioè ogni volta che si esce sconfitti da un campo c'è da sottolineare il merito dell'avversario e mai solo i demeriti. Quindi usciamo a testa alta sempre, anche perché abbiamo lottato su ogni pallone, ne è la testimonianza l'ultima, nonostante fossimo sotto di molto. Il nostro libero è andata a schiantarci contro i tabelloni pubblicitari. Questo significa avere predisposizione, significa accettare che a volte l'avversario ne ha un po' più di te, significa guardare oltre e guardare avanti e lavorare. Merito loro, noi abbiamo alcune cose da sistemare, lo sappiamo, e torneremo in palestra con la volontà di farlo. E allora viva Vicenza, culla della pallavolo. Grazie, viva Vicenza, viva in bocca al lupo a Soverato per il proseguio e grazie di tutto. Grazie. E Sofia Giambanco, richiestissima da tutte le testate giornalistiche, una vittoria importante, abbiamo visto anche una fasciatura alla mano sinistra, quindi si soffre ma si vince. Esatto, si soffre ma si vince, era una fasciatura, però era giusto rientrare in campo con la stessa grinta, mettendo da parte tutti i problemi e cercando di vincere, di portare a casa questa partita che è stata veramente importante.
E Sofia Giambanco è un po' l'emblema del Soverato, perché partita non da titolarissima, entra in campo, ci mette il cuore, fa punti e vince con tutta la squadra. Assolutamente sì, è un onore stare in questo campo, è un onore portare questa maglia, sicuramente non ho avuto paura di entrare in campo ed è questa la grinta giusta che spero di aver messo e spero di dimostrare anche a tutti voi. E poco fa Vittoria Zuliani la abbracciava, quindi insomma c'è grande clima nello spogliatoio. Sì, assolutamente sì, è una bella squadra, siamo molto unite, quindi è anche bello questo che condividiamo questi momenti. E ora viene la domanda trabocchetto, cosa promettiamo ai tifosi guardando in camera? Sicuramente promettiamo di mantenere la stessa grinta, di non avere paura e continuare a dare il massimo per aspirare sempre ad obiettivi e risultati migliori. Viva la Volley Soverato! Viva la Volley Soverato! La grinta targata Vicenza si è vista nell'ultimo tentativo di recupero di Silvia Formaggio, che è andata addirittura su un cartellone pubblicitario, e nel fatto che Lisa Kelly, uscendo, ha detto oggi mordo tutti. Quindi voi ci credete, siete forti e avete la grinta necessaria? Sì, noi cerchiamo di non mollare su nessun pallone, dal primo all'ultimo, poi le difficoltà ce le creiamo da sole soprattutto, avversario forte, credo non debba stare al sesto posto in classifica, e quindi oggi è andata così, potevamo sicuramente giocarcela meglio e portarla sul 3-2, però abbiamo fatto troppi errori. E allora ora in bocca al lupo, perché i play-out sono lunghi e faticosi, ma voi avete i mezzi per superarli. Speriamo, e viva il lupo, grazie. E più che i play-out era la pool salvezza, ma comunque vi auguriamo il meglio. Grazie anche a voi.